saluto a tutti i ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Vite e Pensiero che si intitola Manifestare e, contr e Contrastare il dissenso secoli undicesimo XI quattordicesimo. A cura di Maria Pia Alberzoni e Roberto Lambertini, ai quali, come mia abitudine, lascio subito la parola per sentire cosa ci raccontano di questo interessante volume. Prego Maria Pia a te. Grazie, grazie anche per grazie Maurizio e grazie per l'occasione di poter eh, comunicare o comunque fare presente questo, questo volume appena, praticamente appena uscito. Ecco, giusto il tempo di arrivare dal, dal magazzino a noi. E questo è di cui quello di cui parliamo oggi, è il terzo volume eh, di una sorta di trilogia, anzi io ho suggerito alla casa editrice di fare un, cof un cofanetto anche, dei tre eh, volumi previsti fin dal 2015 attorno al tema del consenso sostanzialmente. Cioè noi abbiamo, abbiamo insomma, sia io sia Roberto siamo sensibili anche alla storiografia di ambito tedesco, anche francese, si intende, e in, quelle, in quegli ambiti diciamo, culturali e storiografici, il tema in quegli anni, intorno al 2015, comunque dagli anni ecco, circa una, da una decina di anni fa, eh, era molto, erano presenti diversi contributi, diversi volumi che eh, centravano l'attenzione non tanto sul consenso, l'autorità esplicitamente, però c'era per esempio autorità e accettanza, eh, cioè c'era qualche tema di questo genere che era molto... ed era sicuramente interessante perché la storia del Medioevo, lo sappiamo, è molto ricca ed è forse quella che, si visto che anche la più, per certi aspetti è abbastanza lontana da noi, e si lascia eh, conoscere, si lascia anche interpretare eh, in aspetti eh, così, che però hanno a che fare anche con noi. Perché come, si, come nasce una, una certa concezione politica che ancora in qualche modo noi condividiamo? Quindi, eh, con, ponendo il problema, da lì era partito il nostro, il nostro progetto della autorità e del consenso, no? quindi vedere come interagiscono questi fattori. Abbiamo fatto un workshop in quella, in, nel 2015, poi pubblicato nel 2017, appunto autorità e consenso, e poi da lì ci siamo resi conto che il tema si apriva anche su altre prospettive, così appunto sono poi eh, nati gli altri volumi, sia costruire il consenso, e quest'ultimo manifestare e contrastare il dissenso, che c'era apparsa un po' la logica conclusione di questa trilogia, perché eh, accanto al con, noi parliamo di consenso, perché c'è anche evidentemente spesso una, un contraltare di questo consenso, cioè elementi che fanno capire invece un disaccordo, una. Comunque un dissenso, ecco. È stato, è stato un, una, diciamo, interessante perché ci ha costretto innanzitutto a chiarire il significato storico nel, cioè, nell'ambito della storia medievale di questi termini, che spesso sono termini nostri, no? per esempio, il dissenso ci ha creato effettivamente qualche, di, poi su, qualche difficoltà a individuare bene qual era il nocciolo del problema. e su questo um, Sicuramente Roberto ci può dire qualcosa, però è stato interessante la quello che abbiamo cercato di verificare, cioè di vedere attraverso la documentazione, attraverso le fonti che noi abbiamo, di vedere come era possibile far emergere questi elementi. E direi che il risultato è stato forse anche superiore alle aspettative. Sia in quest'ultimo volume, che addirittura arriva quasi a 500 pagine, ma anche nei volumi precedenti, eh, si è, si è, abbiamo avuto una grande ricchezza di eh, contributi nei relativi ambiti, non solo le istituzioni ecclesiastiche, ma anche i regni, ma anche le realtà comunali, anche, insomma logicamente l'ambito del diritto, l'ambito, insomma c'è stata veramente una crescita, direi, progressiva attorno a questo tema e anche una crescita di interesse. Perché eh, abbiamo, oltre alle, ai workshop che sono alla base di questi tre volumi, abbiamo c'è stato recentemente anche una, una settimana, un seminario di Villa Vigoni organizzato sempre da Roberto Lambertini e da un collega tedesco, Florian Hartmann, e quindi, ehm, diciamo, c'è stata tutta una um, rivitalizzazione, eh, se posso dire, di questi, di questi temi, e lo, è stata anche l'occasione per rivedere, per approfondire i rapporti tra la storiografia italiana, per esempio, quella, e quella di lingua tedesca, ma, ripeto, non solo. Quindi... Eh, Devo dire che è stato e soprattutto è stata un'impresa che mi, per certi aspetti stupisce anche l'osservatore esterno perché abbiamo condotto tutto questo lavoro sia degli incontri sia della mh, pubblicazione dei volumi a prescindere da uh, finanziamenti, eh, finanziamenti pubblici che pure avevamo chiesto per certi aspetti però insomma questo... Secondo me è un motivo di orgoglio, cioè il fatto che abbiamo scommesso su questi temi, su queste, ehm, diciamo, angolature, su queste prospettive di ricerca e mi sembra che il risultato eh, ci abbia in qualche modo, no, ci abbia sicuramente dato motivo di soddisfazione. Ecco, questo volevo, in quanto curatrice insieme a Roberto Lambertini dei tre volumi e anche organizzatrice sempre con lui del... Soprattutto delle, dei workshop che si sono tenuti per una serie di circostanze, soprattutto in, in università cattolica. L'ultimo addirittura era stato online, perché non era, insomma, dopo un anno di rinvio abbiamo deciso comunque di farlo in quella forma che sembrava l'unica possibilità, appunto, per garantire l'effettiva realizzazione dell'evento. Ecco, quindi. Eh, ora non è che abbiamo, ab ab penso, non pensiamo di abbandonare del tutto questo tema, perché anzi, c'è una richiesta anche, anche dall'estero di interventi nostri su questi argomenti. Quindi sicuramente ci saranno ancora eh, delle occasioni per ritornare su questi temi. Certo, io penso realmente, non so cosa ne pensa Roberto, ma penso che questa trilogia sia comunque una che si può considerare anche completato. Ecco. Eh, devo dire che quello, quello che hai appena detto mi spinge soprattutto a, a, a riprendere la situazione di quando è partito questo progetto che ormai è qualche anno, come tu hai ricordato, e credo che una certa iniziale Tiepidezza nei confronti della nostra proposta eh, di rimettere sul tavolo eh, il tema del consenso fosse dovuta all'idea, o comunque eh, all'idea, per non dire pregiudizio, che eh, si volesse riproporre la concezione della società medievale come società. Organicamente compaginata, unitaria per non dire granitica, in cui che, eh, si fondava sull'unità di animi eh, de, delle persone, dei sudditi con i loro sovrani, dei, eh, dei fedeli con i loro pastori, la riproposizione insomma di una visione che mi verrebbe eh, una visione di un certo. Medievalismo ottocentesco e eh, anche di certe eh, idealizzazioni eh, del medioevo come passato da rimpiangere rispetto alla, eh, al caos della modernità dove ognuno pensa come vuole, non, eh, vi è, è stato perso questo, questo senso della, della unità. Invece Diciamo, L'idea dietro a, questa, um, a questo progetto, e non a caso si è cominciato con, uh, con autorità e consenso, era fare ve invece vedere che anche nei, nei contesti in cui uh, si poteva leggere superficialmente l'imporsi di una autorità che si fondava esclusivamente su un richiamo o al sangue o alla prospettiva eh, trascendente vi eh, era una pratica di raccolta di eh, appunto di volontà che convergevano quindi non assolutamente l'idea di un, di un uh, medioevo mm, eh, monolitico, ma al contrario l'idea di un, di un eh, medioevo plurale che si tiene proprio perché eh, de, eh, svolge delle pratiche di consenso qualche, e poi ad un certo momento eh, teorizza anche eh, il, il consenso, per esempio, come origine. Della legittimità o di una uh, decisione o talvolta anche di una istituzione. Quindi, mh, non una visione idillica uh, di, un, di un Medioevo sempre unito e, 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 come dicevo, organicamente felice, ma di un Medioevo in cui uh, il lavoro. Del, del confronto, della, neg della negoziazione, della ricerca di una convergenza, diciamo così, eh, si, si aveva anche nei contesti eh, dove meno ce lo si aspetterebbe. Per esempio, eh, eravamo naturalmente stati molto colpiti per, um, per ritornare al riferimento che eh, faceva Maria Pia alla, alla storiografia tedesca. Um, il fatto che eh, il professor Schneidmüller che allora insegnava Heidelberg era uscito con un, un, eh, con un saggio eh, consensuale, Herrschaft, che potremmo eh, così eh, su, ad, ad, su due piedi tradurre potere consensuale, ma che lo che applicava non come eh, per uno storico italiano sarebbe stato scontato alle dinamiche dei comuni italiani, ma alla eh, vita di corte imperato degli imperatori svevi. Quindi, eh, il luogo dove, più si, dove si è prodotta anche una ideologia della, eh, del, del valore sacrale del, della funzione dell'imperatore, nello stesso tempo, però. Il consenso andava ricercato, certo, non è che, parli, non è che eh, volessimo sostenere che Federico I avesse, eh, ricercasse il consenso dei propri sudditi pensando ai, uh, ai liberi e ai liberi che abitavano il suo impero, ma c'erano cerchie di... Uh, di, per, di persone di grandi del regno senza il cui consenso eh, una norma non scritta ma quotidianamente applicata faceva sì che non si, non si muovesse o addirittura eh, potesse trovarsi di fronte a delle critiche anche esplicite se non aveva Preliminarmente cercato questo consenso e, e da qui oh, insomma, siamo partiti. Ecco. Eh, sì. sì, no. Allora il, il volume che stiamo presentando oggi prende in esame i secoli undicesimo, quattordicesimo, quindi diciamo il cuore no, del, del periodo medievale, forse quello per certi versi anche più interessante e più ricco di mutamenti e di trasformazioni ma la mia curiosità era eh, andava costruito il consenso non era una cosa quindi che eh, era data per scontata giusto certo posso Certo, infatti la cosa interessante, come ha appena detto anche um, Roberto, Roberto, è questa idea che abbiamo verificato nel corso dei diversi workshop e delle, dei lavori appunto stampati, è proprio stata la verifica delle modalità con cui si eh, ricercava un consenso. Tra l'altro un aspetto che era emerso da subito è... Era che non tutte cioè, si poteva benissimo anche governare, essere al potere senza ricercare il consenso. Penso al caso di eh, mona certe monarchie o certe, uh, comunque, tutti i sistemi, in fondo, che non prevedevano un'elezione, per esempio, no? Cioè, la, la discendenza o l'autorità che viene dalla stirpe, dal sangue. Questo può risalire anche molto indietro nell'alto medioevo, ma ha ah, una permanenza. Eh, per tutto direi sicuramente fino al basso medioevo e poi anche all'età moderna quindi ci può anche essere paradossalmente ehm, l'assenza della ricerca di un consenso perché in qualche modo è ritenuto eh, quasi superfluo no? ma è invece è stato interessante vedere come eh, ci sono delle specifici, eh, degli specifici ambiti entro i quali è necessario appunto, avere un consenso per poter governare. Questo, eh, secondo me, è un aspetto che poi, se vogliamo, tipico anche della nostra idea di politica o altro. Ecco, però è stato interessante anche capire che non per tutti era così, no? E, d'altra parte, sarebbe interessante anche verificare queste, questa, appunto, l'esistenza di una consensuale Herrschaft, di questo... Eh, fondamento del consenso della signoria ovviamente si poteva fare anche per altri ambiti, no? penso all'impero dei mongoli anche loro elegevano il Khan no? meno secondo i racconti che abbiamo del, dell'inizio da, da Gengis Khan in poi e, appunto e quindi c'erano sicuramente motivi religiosi, motivi però anche di, eh, di un consenso che doveva essere in qualche modo ricercato. È chiaro, non ci siamo occupati di questo aspetto per, per questioni linguistiche, perché se noi lavoriamo sulle fonti, come deve fare lo storico... Eh, ovviamente, le fonti scritte in mongolo non sono propriamente a portata di mano, almeno per me, però è per dire che ci sono degli, degli, dei mondi che si aprono anche su questa ricerca e che certo possono essere un discorso di, vogliamo dire, usare la storia globale, world history, eccetera, ma proprio a partire da un saldo fondamento documentario. No? Per cui, una volta che trovassimo l'esperto del, del, del mondo appunto dei Mongoli e dell'Estremo Oriente, sarebbe interessante anche un, un contributo, sarebbero interessanti i contributi per vedere la differenza Proprio di eh, civiltà, no? Nel modo di... perché in fondo anche una società, una civiltà, direi più a fondo, una cultura si esprime soprattutto eh, in merito ai sistemi di governo. Questo è una questione, secondo me, da non trascurare. E quindi insomma ci abbiamo un po' scommesso su questo. Come dicevi tu, i secoli che abbiamo soprattutto praticato erano quelli eh, del Medioevo. Tardo centrale no, dall'undicesimo in poi, ma sicuramente eh, sono appunto secoli nei quali eh, si chiariscono proprio anche per contrasti interni, al, penso alla, alla lotta per le investiture, no? quindi a questo contrasto tra, eh, tra imperatore o comunque tra i re e, e il Papa, i Vescovi. Beh, grazie a questi contrasti eh, abbiamo veramente la nascita di una necessità di consenso, di un consenso. Perché? Perché nel momento in cui viene messo in crisi il fondamento del potere in precedenza, bisogna ripartire, no? Facevi, tu, Roberto, facevi l'esempio di Federico I, Federico Barbarossa. Uh -huh. e beh, la, 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 il diritto, la scoperta del, del, del diritto imperiale, lo, poi il discorso dello stato di diritto e quant'altro, viene fuori come risposta a una come Dire, a una privazione della sacralità che prima c'era. No? Quindi un consenso in quel caso fondato sul diritto, nell'altro caso era fondato sul sacro. Ma come dire eh, è una, una realtà molto dinamica e quindi sicuramente sempre oggetto di ricerca e anche oggetto di, mh, come dire, di novità, ecco, da questo punto di vista. Proprio perché una volta che cambia il punto dell'osservatore e la prospettiva. Scopriamo, andiamo a toccare o comunque a trovarci davanti a, a nuovi stimoli. Ecco. Poi vorrei aggiungere una cosa, ma poi, dopo non dico più nulla e lascio la parola a Roberto: una, una parola relativamente un po' alla storia delle copertine, dei volumi. No, perché sembra banale però ci hanno sempre impegnato soprattutto quest'ultima ma eh, vabbè eravamo partiti da un'immagine abbastanza nota però molto utile per il nostro caso cioè questo di Ottone III in mezzo alla sua corte composta sia da ecclesiastici tra i quali probabilmente lo stesso Papa Silvestro II sia laici cioè guerrieri no? in questo equilibrio eh, trovato dagli ottoni ma poi perso di nuovo, poi ritrovato, eccetera, alla situazione invece del mondo comunale con questa immagine che non è graficamente bellissima, però io trovo molto significativa, cioè questo è un podestà, quindi è un'autorità nuova. E come si rappresenta? Questo è una preso dagli annali di Caffaro, no? Quindi eh, come si rappresenta? Beh, si rappresenta per far capire che è un'autorità con elementi dell'antico. Il colore era rosso, rosso e giallo, l'impero Roma, l'impero di Roma. Eh, vedete il manto rosso che cioè, è inconfondibile da questo punto di vista. Quindi la novità per farsi accettare si eh, colora, in questo caso letteralmente, però si colora in qualche modo dell'antico e questo era già un passaggio no, per noi e così per quanto riguarda, eh, riguarda l'ultimo volume, ci siamo poi, eh, dopo una certa discussione, eh, su, diciamo, rappresentazioni forse più conosciute, ma un po' troppo cruente, eh, ci siamo orientati su questo. Non so come farlo vedere, forse così si vede un po' meglio, su questo eh, test, su questa immagine poco conosciuta perché è tratta dall'aula gotica. Cosiddetta dei Santi Quattro Coronati, che però rappresenta una eh, concordia, questa virtù enorme, che addirittura ha sulle spalle San Paolo, eh, e come esempio di concordia, forse in riferimento alla pacificazione poi con Pietro, eh, al Concilio di Gerusalemme, eccetera, e che eh, con i piedi calpesta eh, un personaggio dove c'è scritto discordia. No? quindi anche in questo caso eh, abbiamo trovato già, diciamo, nelle fonti anche iconografiche eh, medievali, un sostegno in fondo a questa nostra, ehm, a questa nostra tematica anche. No? Del, in questo caso, nell'ultimo caso, appunto, del dissenso. Quindi, anche per qui siamo al fresco della metà del XIII secolo, e, e anche qua il problema era come. Com come comporre le discordie, come in qualche modo contrastare appunto il eh, dissenso. Siamo nel corso della, della, dello scontro tra Innocenzo IV e Federico II e ci si rifà a queste virtù. Anzi, vi dirò: nel mezzo dell'aula c'era addirittura Salomone. Ma era per dire che era questo del modo di manifestare e contrastare il dissenso era un problema. Nel caso dell'ultimo, eh, era un problema sentito, c'era. E quindi è giusto dare voce eh, nella ricerca storica anche a questi temi, magari fino ad ora non molto praticati dalla storiografia italiana, soprattutto. Sì, eh, diciamo, abbiamo. Eh, abbi abbiamo iniziato a parlare di dissenso dopo aver parlato di consenso perché i due. Uh, i due aspetti uh, non sono così scollegati come uh, uh, come può parire a primo acchito um, anzi al contrario ci sono vari, um, varie varie uh, linee di, uh, di contatto se, se, che se noi abbandoniamo uh, li, quella idea di cui parlavo prima cioè della della società granitica, che poi è un'idea che, uh, che appunto uh, soggiace anche a certe ricostruzioni per cui il, il, il Medioevo sarebbe stata la, uh, la società della persecuzione del diverso, proprio perché. Era fondata sulla omogeneità, sul consenso voluto a priori, sull'obbedienza, eccetera, allora eh, qualsiasi forma di, de di, mh, di devianza, di diversità doveva per forza essere repressa e anche in modo, eh, in modo estremamente eh, violento. Ora, mh, Ora, che, ci sia che la, nel Medioevo ci sia stata molta violenza nessuno lo, lo nega, che ci siano state persecuzioni nei confronti di, di vari gruppi eh, sarebbe assurdo eh, negarlo, però è anche vero che eh, c'erano degli spazi, si verificavano-si costruivano degli spazi in cui si poteva anche manifestare il dissenso. E ovviamente ce n'erano alcuni particolarmente eh, adatti che istituzionalmente funzionavano eh, in modo più oliato. Eh, per esempio qui in questo volume eh, si racconta delle, delle istituzioni della eh, corona di Aragona, i cui consigli erano estremamente... Eh, eh, organizzati proprio per, eh, perché il, il sovrano potesse da una parte eh, eh, sentire le varie opinioni e poi cercare di farle, eh, di farle convergere e, eh, in, per ottenere il consenso a certe sue proposte quando gli riusciva. Eh, altri, con, altre situazioni invece il, il mh, il dissenso può essere più, eh, più inaspettato. Eh, addirittura Maria Pia, nel suo volume, racconta un caso clamoroso di eh, dissenso eh, manifestato di fronte al Papa, quindi eh, con, una, quella, con una scena veramente, eh, qua, eh, veramente sconvolgente, di manca quasi di mancanza di rispetto all'autorità e eh, da parte eh, del, del protagonista oppure altri, eh, altre situazioni in cui eh, il dissenso effettivamente ha dei canali di espressione ci sono invece eh, delle situazioni in cui eh, il dissenso viene abbiamo detto contrastato ora eh, la, in, tram, in entrambi i sensi sia viene schiacciato se invece viene uh, rielaborato e uh, si cerca di integrarlo uh, in un discorso comune. Questo, questo uh, dipende dalle situazioni, dipende anche dalla radicalità del dissenso, di, di come è percepito uh, l'alternativa che, uh, che il dissenso propone, cioè una alternativa. Diciamo senza mediazioni il, il eh, o che viene percepita come tale, allora eh, è, più, è più, molto più probabile che abbiamo delle eh, manifestazioni eh, diciamo di, rep di repressione. Però, eh, però, per esempio, è interessante che non tutti sono d'accordo sulla Attività della, uh, dei tribunali inquisitoriali, quindi abbiamo un articolo uh, di Parmeggiani eh, che è con, uh, concentrato non sull'attività repressiva dei tribunali inquisitoriali, di cui sappiamo assolutamente non tutto, ma molto, ma sulle manifestazioni di dissenso nei confronti del loro operato che ci sono state, che in alcuni casi. Vedere parmeggiani, eh, si, si cercava di reprimere. In altri casi, invece, si lasciava esprimere. Quindi, questo è un po' l'apertura eh, del tema del consenso al dissenso. Non è il, il navigare in una, in una in acque completamente diverse, ma. Eh, Rendersi conto di un mondo eh, in cui i, eh, i confini sono molto eh, più labili di quanto ci si immagini in certe eh, raffigurazioni, diciamo oleografiche eh, del Medioevo. Bene, io direi che l'argomento è davvero molto interessante perché ci restituisce un medioevo che non siamo sempre abituati a intravedere tra le pieghe della storia. No? E quindi a me non rimane che ricordare il titolo e invitare tutti a correre in libreria. Il titolo è Manifestare e contrastare il dissenso, secoli XI e XIV, appena pubblicato da Vita e Pensiero, e curato da Maria Pia Alberzoni e Roberto Lambertini, che abbiamo avuto il grande piacere di avere i nostri graditi ospiti, che io ringrazio tantissimo. Grazie, sono io a ringraziare. A nostra volta ringraziamo, nella speranza di poterci vedere presto e magari riprendere anche alcuni di questi, di questi saggi. E io invece ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove troveranno tutte le video presentazioni, compresa questa. Quindi ancora grazie e arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Sì.